era della corsa la novità. L'ultimo modello di smartphone, l'ultimo modello di scarpe e l'ultimo modello di auto. In questa frenetica corsa al nuovo c'è un oggetto, come pochi altri al mondo. Un oggetto che della novità se ne frega altamente. Sto parlando di Mercedes-Benz classe G. Un'icona cristallizzata nel tempo. Un'auto più forte del tempo. Questa Geländewagen, che in tedesco significa semplicemente fuori strada, è un po' come quelle persone a cui non sai minimamente dare un'età. Potrebbe averne 20, così come 44, gli anni di classe G. Dal 1979, anno di produzione di questa classe G, nulla è cambiato. Ogni singolo segno distintivo è rimasto identico a se stesso, partendo da questi fari, che sono rimasti tondi, ma oggi sono a LED, quindi un po' più moderni, le frecce, che rimangono qui, in questa posizione. Ogni singola forma, vedete com'è squadrata, sembra tagliata con l'accetta, oppure ancora gli scarichi. Continua a rimanere tutto al suo posto. Invariata sì, ma non per questo meno cool. Quanto è bella questa versione G63 AMG di colore Green Hell? È pazzesca. Amo tantissimo queste cerniere a vista che la rendono così retro, però mai quanto i suoni che emette questa classe G. Sentite un po' qua. Wow. Ah. Ecco, il suono di queste portiere così presenti ci riportano indietro nel tempo, tempi in cui le auto necessitavano della nostra energia. Energia per chiuderle, energia per manovrare lo sterzo oppure per cambiare. Insomma, delle auto dure e pure. La curiosa storia di questo mezzo inizia nel 1972, quando le aziende Daimler-Benz e Steyr-Daimler-Puch unirono le forze per sviluppare una vettura capace di solcare con agilità sia le strade asfaltate che i terreni più impervi, deserti, giungle, steppe. A metterci lo zampino per spingere alla produzione di un mezzo del genere ci si mise anche lo scià di Persia, Reza Pahlavi, uno dei maggiori azionisti di Daimler-Benz, il quale ordinò 20.000 fuoristrada militari. Rovesciato il suo governo, l'azienda tedesca riuscì comunque a compensare le cancellazioni, grazie agli ordini di altri governi mondiali. Le versioni militari quindi avviarono la produzione di questo bestione da 1,98 di altezza e 2,5 tonnellate di peso. Ieri come oggi, classe G nasce proprio a Graz, in Austria. Io a Graz ci sono stata nel 2019 e ho capito esattamente che cosa può fare questo dinosauro se messo alla prova in un bosco. Cioè, raga, Nathan Drake nella giungla, levati proprio. Non ci abbiamo Mario qua. O comunque quel breve tour che ho fatto con Herr Mario, che per inciso è un collaudatore, oltre a farmi venire una nausea da paura, mi ha fatto capire che questo classe G è inarrestabile. O comunque, quella roba lì che avete visto, non fatela a casa. È un mezzo affidabile, ha un animo militaresco e indelicato, austero, solido come una roccia e inarrestabile. Per farlo diventare tale, basta attivare le ridotte e bloccare i differenziali. Perché mai un mezzo come questo dovrebbe cambiare nel tempo? Che poi i clienti di classe G la considerano un oggetto di culto e proprio per questo vogliono assicurarsi che rimanga così, per sempre. Classe G poi è talmente iconica, nel senso religioso del termine, che è stata riadattata per fungere addirittura da papa mobile. Dai, che questa non la sapevate! Quando sei alla guida di questa bestia, ti sembrerà di guidare un camion che spinge fortissimo. Non fatevi ingannare dal lusso sfrenato degli interni, fatti di materiali pregiati e esagerati, tipo la fibra di carbonio al volante, e schermi enormi. Lei vorrà comunque dominarvi. La sua aerodinamica inesistente renderà i vostri lunghi viaggi delle avventure. È comoda da guidare, non c'è nulla da dire. E in più è morbida sulle buche e sulle asperità del terreno. Ecco, di certo non è silenziosa. In autostrada poi è piena di fruscii. Arriverete a casa stremati, come se aveste fatto un viaggio nella giungla. E poi sarete anche un po' assetati. Anzi no, ad essere assetata sarà proprio lei. Perché il 4000 V8 biturbo della famiglia AMG da 585 cavalli, capace di uno scatto 0-100 in 4,5 secondi, è molto esigente. Con il piedino leggero in autostrada farete 6 km con un litro di benzina.
Se invece vorrete divertirvi, mettete in Sport Plus e sgasate un pochettino per vedere che sia tutto a posto, ma soprattutto che il vicinato vi possa sentire. Mettete il cambio manuale e siete pronti a fare forse i 2 con 1 litro. È incredibile, ha l'animo di una supercar e le sembianze di un palazzo. Il V8 poi va veramente forte, scalpita ed emette un suono cupo bellissimo. Il cambio è molto veloce e non tira mai troppi calci. Insomma, trasmette tutta la sua arroganza al guidatore. Vi sentirete davvero di poter fare qualsiasi cosa, sia su strada che in fuoristrada. Ecco, forse non proprio tutto. I parcheggi non sono proprio il suo forte. Se state puntando una macchina come questa, di certo non vi farete frenare dai consumi. Modello base, 181.000 euro. Se invece volete un esemplare extra lusso AMG come il nostro, sono 200.000 euro. Volete essere un po' più appariscenti e scegliere questo verde? Aggiungete altri 7.800 euro. Aver avuto la fortuna di guidare questo mezzo eccezionale, scelto da avventurieri, cineasti per i propri film, calciatori e addirittura papi, è stato qualcosa di incredibile. È un mezzo disorientante, schivo nel suo essere irruente, moderno nel suo essere visibilmente antico, arrogante nel suo essere austero. Classe G è un mezzo straordinario, fatto di contrasti. Riesce a smuoverti quel qualcosa dentro, ricordandoci come erano le auto di una volta, senza però toglierci da sotto i piedi le comodità che tanto amiamo. Se c'è un mezzo che non ha paura del tempo che scorre, è proprio lui. Chissà che cosa riserverà il futuro a questa leggenda vivente. Noi ci vediamo in un prossimo video. Io vi bacio e vi abbraccio.